Chiedo a Francesco Vattalaro dell'Università Tor Vergata un commento anche qua. Comitato promotore, tema giuridico, internet come prosecuzione del sistema del diritto, no? Quindi come nuovo patto. Francesco. Ma sì, io aderisco con entusiasmo a questa iniziativa perché ritengo che effettivamente un'iniziativa di questo genere in Italia mancasse e che appunto colma una lacuna, perché consente di mettere insieme, o come è stato detto, a sistema, tutta una serie di elementi che purtroppo in tutti questi anni sono stati trattati in maniera isolata. Ecco, da questo punto di vista, visto che dobbiamo essere brevi, io vorrei riprendere soltanto un elemento che è stato toccato in qualche intervento precedente. Si tratta di questo, la preparazione, diciamo, del cittadino ad internet. Si parla di alfabetizzazione o analfabetismo informatico. Io preferirei parlare di preparazione del cittadino, perché è un fatto un po' più generale e viene in qualche modo sottolineato da un paio di numeri che io ritengo che siano veramente sconvolgenti. Il 60% dei rispondenti italiani alle richieste di questo tipo rispondono che o internet non la usano o internet è inutile. Questo è un primo dato. Il 75% dei rispondenti alle richieste dicono che se gli si chiedesse di pagare qualche cosa in più per avere una banda 10 volte maggiore di quella che hanno, non sarebbero disposti a pagare un solo centesimo. Allora, questi dati qui fanno parte di quella panoramica di problemi che vengono ricondotti all'analfabetismo informatico. Allora, secondo me il problema però non è quello di lanciare un piano quinquennale di acculturamento dell'italiano. Mi raccomando che non si faccia questo errore. Il problema è in un certo senso perfino troppo semplice. Il problema è di rendere internet conveniente per tutti. Questo è il vero aspetto su cui bisogna fare leva. Operare attraverso internet deve essere più conveniente che operare attraverso qualunque altro mezzo. E quando dico conveniente, dico che si risparmiano dei soldi, signori. Allora, quando io mi rivolgo alla pubblica amministrazione per avere una qualsiasi transazione con la pubblica amministrazione, dal pagamento delle tasse al pagamento del canone RAI, al pagamento di una multa, qualunque forma di transazione con la pubblica amministrazione, io devo spendere meno se la faccio attraverso internet. Sia esso un chip, sia esso l'1%, il 3%, ma devo spendere meno se la faccio attraverso internet che se la faccio andando all'ufficio postale o pagando attraverso l'automatica. Faccio nomi a caso, ne potrei fare altri. Ecco, il punto fondamentale è questo, che io richiederei come primo atto al nuovo governo che si insedierà fra alcuni mesi: trovare il sistema per renderne internet conveniente, perché lo Stato metta sì le mani nelle tasche del cittadino, ma per metterci qualche spicciolo se il cittadino usa internet. Questo secondo me è l'elemento importante che consentirà di superare questa montagna di indifferenza, il 60%, il 75% che nominavo prima. Questo è secondo me un elemento fondamentale su cui io batterei. Grazie. Sacrosanto, Francesco Sacrosanto, noi oggi abbiamo il digitale che sussidia l'analogico. Ricordo nel sistema dei pagamenti che il cash è, come dire, a sconto e la monetica è a premio, vero Marco? Che è un'assurdità, no? Quindi tocchiamo non soltanto il portafoglio del ministro, ma il portafoglio dei 60 milioni di italiani e magicamente internet diventerà di moda. Non so come mai, ma abbiamo questa sensazione.